Eugenio Frattini, fanese, volontario della Protezione Civile, fa spesso servizio alla ex caserma Paolini. In questi giorni, come tanti suoi colleghi, è al CODMA, nella sede operativa del Cibi Club Mattei, che smista tutto quanto arriva dalla infinita generosità dei fanesi. Ma lui ha qualcosa che si porta dentro, un ricordo, una sensazione, un vuoto, una parte di vita spezzata. Eugenio ora sa che valore ha ciò che sta facendo sia lui che i suoi colleghi in queste ore per le genti terremotate. Lui lo sa bene perché una scossa di terremoto negli anni 30 tirò giù metà della casa dove viveva con i suoi genitori. Io c'avevo sempre nella mente che ho vissuto in un rimorchio per 3-4 mesi. E non potevo collegare la data di questo terremoto, perché avevo 4 anni. Adesso con l'evento del terremoto che c'è stato questi giorni scorsi, ho ricollegato che ho sentito che è del 1939. Allora ho ricollegato tutto quello che era la mia vita di infanzia. Però quelli di casa mia sono stati molto bravi, perché quella volta non c'era protezione civile, non c'era niente. Nel giro di 3-4 mesi, mia madre, se aveva un fratello che era un imprenditore, abbiamo ricostruito a spese nostre, a spese loro, perché io, hanno ricostruito questa casa, e però per 4 mesi ho vissuto in un rimorchio. E mi ricordo che quanto dava le scosse, questo rimorchio andava avanti e dietro. Questo è tutto il pensiero che ho. E adesso queste cose, sentire dopo tanti anni, mi fanno veramente male. Ecco, vivere in un rimorchio, adesso vivono nelle tende, però insomma, come si sta da terremotati? Ma come si sta? Si sta così, si sta che ti viene da piangere a vedere queste cose. Nella tenda forse sarà un pochettino un po' più umano, diciamo, ma in un rimorchio non era così. Questa è solo una testimonianza che posso dare, perché come dico avevo 4 anni. E in 4 anni ho pensato sempre, c'era mio nonno, mi diceva questo è il terremoto del Tissone, questo è il terremoto del Tissone, il famoso terremoto che c'è in mare fuori Fano, fuori Senigallia, da quelle parti. Però adesso è nella parte di quelli che danno una mano, è qui perché forse, no, sa che cosa si è provato. Io ho provato anche delle altre cose, perché del 1979-80 ho avuto anche l'alluvione e ho sofferto anche quella volta. Adesso sono nella protezione civile dal 2007, perché ho avuto anche una storia abbastanza robusta, che negli anni... Nel 2006, il 28 d'aprile mi è morto un figlio e il 26 d'agosto mi è morta la moglie. Allora si trattava solo di prendere una pistola e darsi una revolverata. Invece ho trovato Saverio, che è un carissimo amico e una grandissima persona, che mi ha accolto e sono qui. Ho detto, ho quasi 82 anni e spero il Signore che mi dia altri 82 anni per fare queste cose.